Il rilancio immediato o la morte? L'alternativa è categorica ad un bivio, la Patto del Lago, l'agenzia di sviluppo. Anche perché i tanti progetti etichettati come meritevoli di approvazione non sono stati finanziati. Invoca la riscoperta del senso di concertazione il presidente Baio. Gli fa ecco il sindaco di Scafati, Aliberti, che chiama in causa la volontà politica. Patto in questo momento insomma vive un momento insomma di crisi come lo vivono tutti gli enti, ma il patto comunque è una realtà che ormai vive sul territorio da più di 12 anni, considera che in questi 12 anni ha erogato sul territorio della Croce Sarnese più di 200 milioni di euro senza un euro di contenzioso, e tante opere sono state realizzate grazie all'esistenza di questo patto, perché sono opere che comunque si inseriscono in un contesto che è sovracomunale, quindi sono tra più comuni, e solo così ovviamente si possono effettivamente realizzare. Considera che l'Agrocino Sarnese, mi preme sottolineare questo aspetto, può essere considerata una sola città, ci sono 280.000 abitanti, siamo sicuri soltanto a Napoli, siamo anche più grandi di Salerno, perché insomma, non utilizzare questo strumento che così ha ben lavorato e così ha ben fatto in tutti questi anni. La Patto territoriale è stata insomma, soprattutto per il passato, una grande opportunità per il nostro territorio. Negli ultimi tempi ha perso un po' quelle caratteristiche. O si rilancia o naturalmente non ci sono più i presupposti per andare avanti in questa direzione, o mettiamo in campo un grande attivismo e soprattutto mettiamo in campo altre nuove opportunità, quelle che in passato la Patto è riuscita ad offrire ai comuni, altrimenti naturalmente finisce un po' quella che è stata la sua mission. Su questa cosa naturalmente la politica deve ragionare, perché poi naturalmente le strutture si mantengono in piedi se riescono ad offrire cose importanti ai territori, se devono rimanere in piedi per mantenere insomma, lì uomini che occupano spazi, questa cosa non serve, non è più in linea col momento economico difficile che i comuni stanno vivendo.